Di fronte ai grandi capolavori, di solito conosciamo e molto bene il nome del loro autore. Ma in questo caso, il nome di Agostino Fasolato è un involucro pressoché vuoto dal punto di vista biografico. Lo sappiamo, appartenere ad una famiglia, ad una bottega dei scultori padovani, una bottega molto attiva, ma delle sue vicende personali, dei suoi altri lavori nulla più conosciamo, tranne un fatto strano di una sua opera che è andata distrutta, sparita in un naufragio, viaggiando verso Malta. Invece, per quanto riguarda il committente dell'opera, allora la storia si diventa molto più certa. Il marchese è Marcantonio Trento, cavaliere di Malta, e grazie proprio a questa sua appartenenza religiosa e soldatesca allo stesso tempo, riusciamo a leggere bene anche il soggetto, la caduta degli angeli ribelli, un grido di guerra. Chi è come Dio? Detta la iscrizione che troviamo in questa scultura ed è la traduzione del nome Michele, perché in cima a questa meravigliosa piramide di marmo noi troviamo la presenza dell'arcangelo Michele che grida, che urla per scacciare dal paradiso gli angeli ribelli, e questi angeli cadono negli inferi. La pietra racconta un qualcosa di impossibile per la scultura, la trasformazione, la metamorfosi. E allora ecco che ci troviamo di fronte ad un intreccio di corpi, più di 60 figure. Ecco, questo aspetto, assieme all'aspetto materico di essere scolpita in un unico pezzo di marmo, è un qualcosa di davvero affascinante, che lascia con sorpresa il visitatore che osserva con curiosità quest'opera. E poi la scultura ci presenta anche alcune presenze simboliche molto forti, ovviamente Lucifero che punta il dito nei confronti dell'arcangelo Michele, ma poi anche una piccola salamandra, che rappresenta il principio del bene, che riesce a sopravvivere anche nelle ostilità dell'inferno.